Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Allora, oggi vi do un make up, andremo a realizzare questa full face e con tutti i prodotti low cost, a parte uno, che c'è sempre un prodotto nei miei video che costa un pelino di più, ma vi giuro che forse non si arriva a 100 euro per tutta questa full face, quindi veramente i prodotti sono tanti ma costano tutti poco. Lo sapete che io cerco sempre di truccarmi con prodotti low cost o comunque alla portata di tutte. Quindi nulla ragazze, non mi rimane che lasciarvi alla visione del tutorial, spero vi piaccia, un bacione! Ok ragazze, la location è un pelino diversa questa volta, come vedete sono in cabina armadio, si vedono i vestiti tutti dietro e oggi facciamo un video un po' diverso, ossia, come avrete intuito ovviamente, un get ready with me, quindi ci trucchiamo un po' insieme, visto che ultimamente su Instagram, intanto vado col cerchietto, mi chiedete sempre informazioni riguardo al make up, allora ho deciso di fare un tutorial sperando che vi piaccia e speriamo che insomma questo genere di video vi piacciono, perché ho intenzione di realizzare poi degli altri tutorial di trucco, perché voglio un po' rivoluzionare la stanza da letto, quindi adesso poi vi racconto tutto. In questo periodo sono in fissa, giuro, con la base viso, quindi voglio concentrarmi tanto sulla base viso. E applico come primo prodotto, visto che ho le labbra, aiuto, un po' secche, voglio applicare per prima cosa un burro labbra, e questo qua è quello di Alverde, costa pochissimo ma è ottimo, e lo vado ad applicare sulle labbra perché ho le labbra veramente secche. Vado ad utilizzare il Fresh and Fit Awake Makeup, che se mi seguite sapete che mi sta piacendo tantissimo, vi lascio anche qui la review del prodotto. E vado a metterne uno zig e mezzo, basta, ne basta veramente poco. Questo fondotinta non ha nulla di verde e è assolutamente siliconico, però ha un'ottima performance. E lo stendo con una beauty blender e utilizzo questa qua di Real Techniques, senza bagnarla, perché io non amo bagnare la beauty blender, non chiedetemi perché. Come vi dicevo prima, ho intenzione di fare una modifica in camera da letto, quindi voglio crearmi la mia stanza beauty, la mia postazione beauty, quindi voglio andare a mettere una toiletta con lo specchio, gli specchi, sapete, quelli fighissimi con le luci da cinema, no? Per esempio, voglio fare una cosa così, quindi ho intenzione, visto che voglio fare una cosa del genere, di registrare anche più tutorial di make up, se sempre ovviamente vi può far piacere la cosa. Questo sarà un make up veramente come quelli che faccio io di solito, che trovate sul canale, li vedete, sono sempre molto veloci ma soprattutto low cost. Io sono tipo la regina dei make up low cost, uso pochi prodotti costosi, anzi ne ho veramente pochissimi. Base pronta, come vedete ha un effetto molto naturale, questo fondo si può tranquillamente stratificare per avere un risultato un pochino più coprente. Io adesso passo ai correttori e utilizzo un correttore più chiaro, questo qua è il Wycon, sempre lui, il 100L, lo utilizzo per alcune zone come quelle della fronte, perché ho dei rossori qui in questa zona. E poi lo vado ad utilizzare qui ai lati del naso e un po' anche sul mento. E vado a sfumare sempre con la Beauty Blender. Quindi fatemi sapere ragazze, anche soltanto con un pollice in su, se vi può far piacere l'idea di nuovi tutorial, di inserire nel canale anche dei tutorial di trucco. Ecco. Sulle occhiaie invece vado ad utilizzare un nuovo correttore sempre di Wycon, che è il Extreme Cover Concealer 01 Light Beige, e io lo vado a mettere sulle occhiaie che sono iper marcate, e utilizzo un pennellino piatto di quelli da correttore e sfumo sempre con la Beauty Blender. Dovete sapere che le mie occhiaie sono state una fonte enorme di disagio per me, perché io quando ero piccola, ovviamente non potendo truccarmi, all'età di 10 anni, non mi potevo truccare, no? Ovviamente, e quindi venivo assolutamente sempre, e dico sempre, presa in giro, costantemente, tutti i giorni, dai miei compagni di classe, perché io avevo queste occhiaie marcate, e quindi sono per me proprio un mi danno molto fastidio, perché
ne ho sofferto talmente tanto quando ero piccola di essere presa in giro per questa cosa qua che io le copro sempre. Ci incipriamo il tutto. Vado ad utilizzare la Brighten Up Banana Powder, ragazze. Questa cipria è una bomba, è una bomba, è leggerissima, impalpabile al tatto, è fantastica, leggermente giallina. E io, se la trovo, eccola qua, utilizzo un'altra beauty blender per il baking, quindi per non farci lucidare il viso, anche se questo fondo comunque è abbastanza secco, per non farci lucidare il viso io vado a fare un po' di baking, quindi prendo il prodotto e lo vado a tamponare in questa zona. Vi fa una pelle favolosa, favolosa, giuro. E lo vado anche a stendere sopra. E vado a stenderla anche qui dove so che, nelle zone dove so che mi lucido, quindi vado ad utilizzarla qui, ai lati del naso assolutamente e nella zona del mento. Sul resto del viso invece vado ad utilizzare la cipria di CN, la numero 02 Medium, con un pennello da cipria, quindi un pennello semplicissimo. Anche questa è un'ottima cipria e vado a stendere la polvere sul resto del viso, quindi sulle guance dove non ho applicato l'altra, la banana powder. Prima di fare le sopracciglia vado a fare un pochino di contouring. E io utilizzo la terra, questa qua di sempre CN, quella che utilizzo tantissimo, la Dark Matte numero 02, e sta finendo perché mi piace tantissimo. Ci vorrebbe per il contouring una terra, ovviamente, con tono freddo, ma io non la ho ora, quindi utilizziamo questa. E ci vado piano perché mi rendo conto in camera che risalta, cioè il quello che io applico sul viso, magari una minima quantità, e poi in camera con le luci viene fuori una cosa assurda, cioè tipo sembro che ho la barba. Quindi questa quantità va benissimo. Ok, andrebbe applicato anche sul naso, ma io ho già il naso secchissimo e se ci vado a mettere altro prodotto, altra terra, o comunque un prodotto in polvere, mi si evidenzia ancora di più, mi si evidenziano ancora di più tutte le orribili pellicine. Datemi un consiglio se voi avete il naso secchissimo sempre come me, che tutte le volte che vi truccate vi si vedono tutte le pellicine, fatemi sapere qual è il vostro rimedio, perché io sono disperata, cioè tutte le volte è così. Ora andiamo a mettere a fare le sopracciglia e io utilizzo ormai questa qua è finita, una matita di CN sempre e non so dirvi nemmeno più il numero, penso che sia la 01 ed è in edizione limitata, quindi quando esce andatela a prendere perché sono ottime. Per le sopracciglia ho utilizzato anche per fissarle il gel, questo qua di Essence, il Make Me Brow, che me l'avete già visto utilizzare altre volte. Andiamo a fare gli occhi e ho deciso di utilizzare la palettina. La palettina questa qua è la Naked Smoky. Vado ad utilizzare come base Combust, questo rosa, e lo vado a stendere su tutto l'occhio per andare ad uniformare poi la palpebra. Adesso prendo Password, che è questo grigio tortora, e utilizzo il pennello che è all'interno, che lo trovate all'interno della palettina, e vado a creare un po' di ombra nella piega dell'occhio. Quindi ragazzi, spero che l'idea della postazione vi possa entusiasmare tanto quanto me, così poi mi piacerebbe davvero e soprattutto potrei avere una postazione fissa dove poter registrare tutorial di make-up senza tutte le volte spostarmi in 3000 postazioni diverse, che è una cosa che odio. Mi piacerebbe iniziare a fare dei tutorial di make-up perché ho un po' lasciata andare perché allora ho fatto dei corsi di trucco in realtà perché con la scuola, quindi quando andavo all'Accademia d'Estetica, facevamo trucco, quindi ho fatto il livello base, il livello avanzato, trucco sposa, insomma, ne ho fatti parecchi. E poi io quando ero più piccolina, che avrò avuto tipo 15 anni, ero stata alla Makeup Forever a Bologna. E avevo fatto un corso di trucco base con mia mamma. Non avendo incentrato il canale sul make-up, ho lasciato un po' perdere. Però se può piacere, mi fa piacere farvi anche dei tutorial di trucco, insomma.
Vado ad applicare password anche sotto la rima inferiore dell'occhio. Ora con un pennellino di questi qua piatti vado a prendere Hike, che è il primo qui. Lo vado a prendere e lo vado ad applicare sull'angolo interno dell'occhio per andare un pochino ad illuminare la zona. A questo punto prendo una matita nera e io utilizzo questa di Essence, la Long Lasting Eye Pencil numero 1, e queste matite sono top, davvero, non pensavo, sono quelle autotemperanti, quindi quelle automatiche, e sono waterproof, quindi voi le mettete e loro si fissano in una maniera assurda, quindi dovete metterla e subito poi andarla a sfumare. Io vado a metterla proprio tra le ciglia, mi aiuto a sfumarlo con un pennellino di questi qua da sfumatura. E lo porto così, lo sfumo un po' perché io sono impedita. Dovete sapere che io odio l'eyeliner perché non sono capace a darmelo. Semplicemente per quello. Perché adoro l'eyeliner, però non sono capace. Con il pennello sporco poi vado a portare un pochino di matita sotto e poi la vado a riapplicare, ma proprio un'ideina. Non voglio che sia troppo, troppo forte comunque. A questo punto vado ad utilizzare il mascara e io utilizzo quello che vi avevo fatto la review l'altra volta, che è il Volume Stylist 18 ore con fibre all'interno di Essence, sempre mascara dato. Adesso passiamo al blush e io utilizzo questa palettina di Essence. Vado a fare un mix dei primi due e lo metto qui sulle guance. Vado a dare un pochino di illuminante in questa zona dello zigomo e utilizzo una cialdina, questa qua è di Kiko, la numero 223, però anche questa secondo me non si trova più perché erano quelle magnetiche che mi sa che hanno tolto dal commercio, non so, non sono sicura. E è ottimo, è bellissimo, Infinity si chiama, dovrebbe vedersi, è bellissimo, peccato che sia fuori produzione perché era un ombrettino oltretutto, nemmeno un illuminante. Io vado a metterne un pochino anche sul mento e un pochino sulle labbra. Come prodotto labbra vado ad utilizzare una tinta e questa è quella che mi chiedete sempre, giuro, tutte le volte che le indosso, almeno uno o due di voi mi chiedono sempre che tinta utilizzi, che rossetto è. È una tinta labbra di Sephora ed è la numero 01. Sono quelle che costano tipo all'incirca 10-11 euro. Ed è, ha un effetto super velvet sulle labbra, molto opaco soprattutto. Ragazzi, quindi questo è il make-up terminato. Come vedete, la tinta labbra è veramente veramente bella, è super opaca, l'adoro. E nulla, se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un bel mi piace e fatemi sapere se vi può interessare quell'idea della beauty, del beauty corner, quindi della zona dove mi trucco, se vi può interessare appunto una serie di video poi make up, e mi raccomando, insomma, ditemelo. E sicuramente quando realizzerò il tutto, quindi quando la stanza sarà pronta, ci sarà anche il video dedicato, quindi vi porterò e vi farò vedere in stanza, vi farò vedere tutte le novità. Quindi ragazze, come sempre, vi invito anche a seguirmi su Instagram, giù nell'info box c'è il link diretto all'account, e iscrivetevi al canale sempre se vi va. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ragazze!